Una notizia dell'ultima ora, oggi al Brennero, durante la protesta della Coldiretti, sono stati bloccati diversi camion carichi di cosce di maiali pronti a entrare nel nostro paese e a diventare quello che i consumatori saranno poi portati a scambiare per un prodotto nazionale. A fine giornata sono passati dal valico del Brennero verso l'Italia oltre 10.000 prosciutti esteri e verso le 17, su un tir in arrivo dalla Danimarca, sono stati rinvenuti oltre 200 quintali di cosce diretti, secondo i documenti di viaggio, a un salumificio di Molteno. Subito dopo la verifica del camion con i prosciutti danesi, una squadra della Coldiretti è partita alla volta di Molteno e ha mobilitato un'altra squadra per dare il benvenuto al carico straniero all'ingresso del salumificio di destinazione. E Coldiretti Como Lecco lancia l'allarme attraverso la nostra emittente sul prezzo del latte che non deve scendere sotto i 40 centesimi al litro. Vediamo il servizio. Per il prezzo del latte non si scende sotto i 40 centesimi a litro. Si tratta di una media di buon senso che tiene conto sia dell'andamento del mercato del grana padano, sia dei valori del latte spot, quello non ancorato a contratti predeterminati, che oscillano fra i 39 e i 41 centesimi al litro, spiega Nino Andena, presidente della Coldiretti Lombardia. E intanto è scattato il monitoraggio con il coordinamento di Coldiretti di tutti i carichi di latte non legati a particolari accordi di vendita in modo da gestirne il posizionamento sul mercato. Arrivati a questo punto, afferma Alberto Pagani, presidente di Coldiretti Como Lecco, diciamo ai soci di non sottoscrivere nessun contratto sotto i 40 centesimi al litro, che per noi rappresenta un valore in linea con l'attuale situazione di mercato e per la fatturazione del latte del mese di luglio, li invitiamo a recarsi presso i nostri uffici per una verifica della situazione. E intanto le trattative con gli industriali continuano ad essere interrotte dopo quanto avvenuto il 30 giugno scorso, quando Assolatte ha offerto un adeguamento ridicolo rispetto ai 33,156 al litro stabiliti nell'ultimo accordo ormai scaduto. In Italia e in Lombardia c'è troppo latte straniero e manca ancora una chiara indicazione di origine per tutti i prodotti agroalimentari, conclude Andena. Per questo stiamo andando al Brennero, insieme ad agricoltori e allevatori delle altre regioni, per protestare contro i ritardi dell'Unione Europea e contro questo fiume di prodotti dall'estero che poi vengono messi in commercio come se fossero italiani.